Ciao a tutti, buona domenica e prendiamo un po' il caffè assieme, va? Se è possibile, vi chiedo gentilmente di condividere in diretta questa diretta, appunto. Stiamo qui a casa mia, la facciamo da casa mia, perché dobbiamo raccontare un po' di cose, perché dobbiamo fare controinformazione, perché non possiamo riposarci mai, nemmeno di domenica, perché nell'ultima settimana sono successe delle cose clamorose, no? Che poi si provano ovviamente a tenere nascoste. Per cui, gentilmente vi chiedo appunto di condividere questo video in diretta e il più possibile si può fare sulle pagine degli amici, si può fare sulla propria pagina, magari sulla pagina di qualche piddino che ragiona per partito preso, che vota per partito preso, che siccome l'ha detto il PD o l'ha detto la televisione è vero, perché ci sono alcune persone che non vanno in profondità, che hanno questo modus, questo ragionamento fisso. E non lo cambiano mai, possono trovare delle persone che gli stanno rubando dentro casa, che di fatto è quello che sta succedendo col Partito Democratico, ma li giustificano, dicono, sono capitati qui per caso e poi la TV mi ha detto che non sono ladri. Poi però spariscono, no, l'argenteria, soprammobili, denari e forse si accorgono che sono ladri. Comunque, ora che abbiamo un po' iniziato a condividere, io vi ringrazio, siamo già parecchi in diretta, vi dico quello che sta succedendo. Nell'ultima settimana già Alfano, il ministro degli interni, cioè il responsabile politico delle forze di polizia, è finito sotto indagine per abuso d'ufficio. Il ministro degli interni ha ricevuto un avviso di garanzia. Ma oltre a questo, che è successo qualche settimana fa, in questa settimana Verdini, che è l'uomo forte delle riforme costituzionali appunto del governo, è stato condannato per corruzione, condannato in primo grado per corruzione. Probabilmente verrà salvato dalla prescrizione, ovvero il suo processo verrà di fatto cancellato in quanto subentra la prescrizione, questa oscena riforma della prescrizione che fece tra l'altro Berlusconi per salvarsi dai suoi procedimenti giudiziari. Fatto sta che il padre delle riforme costituzionali, colui che sta dando una mano a Renzi e Boschi per quanto riguarda le riforme, che porta i voti in Senato, è un condannato per corruzione. Ma oggi si aggiunge anche un'indagine per bancarotta fraudolenta per il padre della Boschi. Sia chiaro, le colpe dei padri non ricadono sui figli. E una persona, per me, vedremo se verrà giudicato colpevole. Ma è chiaro che non so, non sappiamo ancora se c'è rilevanza penale, ma c'è rilevanza penosa in tutta questa vicenda. Perché il governo Renzi-Boschi, grazie ai voti di Alfano e di Verdini, negli ultimi 3 anni ha approvato, o comunque cerca di approvare, si è occupato di 6 provvedimenti a favore delle banche. 6, ve li cito: decreto IMU Banca d'Italia, quando hanno dato soldi nostri alle banche private. Vi ricordate quanto ci siamo opposti 2 anni fa? Avevamo capito tutti in quel momento che questo era il governo che rispondeva esclusivamente agli interessi del grande capitalismo finanziario. Decreto IMU Banca d'Italia. 1, decreto sulle banche popolari, cioè quel decreto che ha trasformato alcune banche popolari, tra cui Banca Etruria, la banca in quel momento riconducibile appunto alla famiglia Boschi, il padre era vicepresidente, è stato consigliere di amministrazione e vicepresidente della banca, è stata trasformata questa banca in SPA e ci fu, vi ricordate, quel gioco di aumento di azioni, di valore delle azioni. Decreto salva banche, cioè quel decreto che ha salvato queste 4 banche creando 4 banche nuove, nuova Banca Etruria, nuova Banca Chieti, eccetera, eccetera, con i soldi degli obbligazionisti, degli obbligazionisti subordinati, dei piccoli azionisti, risparmiatori, non investitori che speculavano in borsa, gente che andava dal direttore di banca nella propria banca e gli dicevano: tranquilla signora, si compri queste azioni, si compri queste obbligazioni, sono sicurissime, ci hanno rimesso tutti i loro soldi e ad oggi non hanno ricevuto neanche un euro di indennizzo, nulla, neanche un euro, Renzi l'aveva detto, è gente che ha perso 40, 50, 60 mila euro di più, soldi che servivano per pagare, non lo so, lo studio a qualcuno in futuro, a un figlio, persone che hanno delle storie incredibili di disabilità, di sofferenze, di malattie in casa, sono stati truffati. Appunto da terza appunto, provvedimento, decreto salva banche, bail-in, abbiamo recepito appunto la norma europea, il bail-in, e l'hanno chiamata bail-in questi cialtroni, questi farabutti, così da non far capire gli italiani su cosa stavano facendo. Bail-in, se l'avessero chiamato salvataggio delle banche con i soldi dei risparmiatori, forse non sarebbe passata appunto questa porcata. Fatto sta che è passata e siamo 4. Poi oggi si sta discutendo e vi invitiamo tutti mercoledì in Parlamento, poi vi diremo l'orario davanti a Montecitorio, il decreto sul credito cooperativo, ovvero vogliono riformare anche le banche, il credito cooperativo, le banche che fanno un tipo di banche, perché l'obiettivo è accentrare moltissimo il potere in poche banche, come hanno fatto appunto distruggendo di fatto le 4 banche con il salvabanche, e l'obiettivo appunto è creare meno banche ma più potenti. Sappiate che Verdini, oltre ad essere stato condannato
condannato per corruzione, anche sotto processo per bancarotta fraudolenta per quanto riguarda il crack del Credito Cooperativo Fiorentino, una banca di cui lui era presidente, se non sbaglio, fino al 2010, banca fallita, e Verdini appunto è sotto processo per questo. L'ultimo, il decreto legislativo sui mutui. Vi ricordate 2 settimane fa quanto ci siamo arrabbiati, che azioni abbiamo fatto importanti per svelare le porcate, appunto questo governo che permette alle banche di prendersi ed espropriare direttamente le case dei cittadini senza passare dal giudice, e siamo riusciti faticosamente, tra l'altro la battaglia non è finita, a costringere a passare quantomeno da 7 rate a 18, ovvero prima se non pagavi e pagavi in ritardo 7 rate la banca se la poteva beccare la tua casa senza passare dal giudice, oggi quantomeno, ma per noi deve essere ritirato, si è passato a 18. Ecco, solo alzando i toni l'abbiamo ottenuto. Oggi il mio collega, nonché una persona che non è stim che non è che stimo di più, anzi ieri, Luigi Di Maio, da venerdì che fa questa battaglia, sta denunciando il fatto che è stato bloccato il fondo destinato alle vittime della camorra e destinato anche per pagare le spese legali a coloro che hanno il coraggio di denunciare episodi di racket camorristici in territori devastati dal crimine organizzato. Questo è il paese dalle 5 organizzazioni criminali: Sacra Corona Unita, Co Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra. Ora, grazie al PD, pure Mafia Capitale, anche se ora stanno sotto processo e seguite al processo di Mafia Capitale, perché questi cantano, questi lo dicono, che sostenevano Alemanno e sostenevano i parlamentari europei del Partito Democratico, quelli che ora tra l'altro hanno votato a favore dell'invasione dell'olio tunisino. Vedete quante informazioni abbiamo, vedete che non temiamo confronti, contenuti. Io posso stare qui ore a denunciare le loro malefatte e a dire quali sono le nostre proposte per dare giustizia sociale, trasparenza del settore bancario, per fare in modo che questi corrotti e questi cialtroni vadano fuori dalle istituzioni e non possano legiferare e non possano rappresentare le istituzioni del popolo italiano. Ecco, Luigi Di Maio sta denunciando questo, appunto il blocco di questo fondo. Hanno chiesto le dimissioni di Luigi Di Maio. Cioè, questi cialtroni, questi miserabili che dovrebbero vergognarsi, che riformano la Costituzione grazie a un premier non eletto da nessuno, un premier di maggioranza alla Camera incostituzionale abusivo, perché il Porcellum è incostituzionale abusivo, grazie ai voti di Alfano che gli ha mandato Berlusconi, no? Gliel'ha dato, se ti serve Alfano, eccotelo a disposizione, un ministro degli interni indagato per abuso d'ufficio, grazie a Verdini, perché Alfano non bastava, quindi Berlusconi gli ha dato anche Verdini, Verdini condannato per corruzione, appunto, in primo grado per corruzione. E grazie appunto alla Boschi, che ha avuto la famiglia interessi nel settore bancario, e la Boschi si deve dimettere, si doveva dimettere prima, ancora di più oggi, perché è stato indagato il padre. Attenzione, non è, ripeto, che le colpe del padre, i padri debbano ricadere sui figli, ma il problema è che il figlio si sta occupando degli interessi delle banche che sono connesse con il padre. Questo è il punto. Quando la Boschi era già ministro, il padre nel 2014, a 300 metri dall'ufficio del ministro Boschi, della figlia, incontrava Flavio Carboni, un noto massone, uno condannato per il crack del Banco Ambrosiano negli anni 80, quel fallimento di una banca che è costata la vita a Roberto Calvi, che fu suicidato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Vi ricordate la storia? Che casini che successero. Ecco, Flavio Carboni, questo personaggio, uno che quando rapirono Moro andò ad alcuni esponenti della Democrazia Cristiana dicendo: io mi metto a disposizione, vado a parlare con Cosa Nostra, loro magari riescono a far liberare il presidente Moro. Poi andò dagli stessi Giunova dicendo: Cosa Nostra non può intervenire perché Moro è troppo filo comunista. Questo soggetto, con questo curriculum vitae, amico di Licio Gelli, è stato anche processato, però onestamente in questo caso prosciolto per quanto riguarda l'omicidio appunto di Roberto Calvi. Comunque un condannato per il crack del Banco Ambrosiano, se non sbaglio, 8 anni di carcere. È l'uomo che Boschi padre ha incontrato nel 2014 a 300 metri dall'ufficio della figlia, già ministro per i rapporti del Parlamento, per chiedergli consigli su chi nominare amministratore delegato di Banca Etruria. Siamo a questo livello. Siamo un governo che risponde esclusivamente all'interesse del grande capitalismo finanziario e che vuole distruggere di fatto quello che resta di buono all'interno delle banche, appunto le banche che hanno sempre fatto credito, dovrebbero fare credito, sostenere appunto le imprese. Stanno distruggendo tutto, e oggi, per nascondere queste schifezze, che ripeto con calma, provvedimenti su provvedimenti a favore delle banche, riforme costituzionali approvate grazie a Verdini, Alfano,
La riforma Made in Boschi, padre della Boschi indagato per bancarotta fraudolenta, perché risulta, secondo appunto i magistrati che indagano, che ci sia stata bancarotta fraudolenta in Banca Etruria, ovvero hanno prestato soldi a destra e a sinistra ad amici degli amici quali non li hanno restituiti e per quello la banca è andata male. Non è che le banche vanno male così da un giorno all'altro, tra l'altro quella banca non andava neanche così male, poteva essere salvata in altro modo. È il discorso che i soldi dei cittadini li hanno dati a destra e a sinistra, ai loro amici che non li hanno restituiti e poi hanno salvato le banche grazie ai soldi dei piccoli, diciamo, degli obbligazionisti, dei piccoli azionisti che non c'entravano nulla. Cioè, è tutto così, colpiscono il piccolo per avvantaggiare il grande. Ecco, per nascondere tutto questo, oggi dicono che il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, una persona eccezionale che vive a Pomigliano d'Arco, che conosce il dramma del racket, della camorra che si è istituzionalizzata, che senza la politica corrotta non avrebbe avuto questa forza, i casalesi che avevano i loro uomini anche in Forza Italia, ci dimentichiamo di Cosentino. Ecco, senza la politica corrotta, questi farabutti, questi figli di puttana camorristi non avrebbero potuto fare quel che hanno fatto. Fatto, tra cui anche uccidere le persone come Domenico Noviello che ha denunciato episodi appunto di racket, è stato ammazzato, gli hanno sparato. E oggi la denuncia della moglie di questo Domenico Noviello, un imprenditore che ha avuto il coraggio, mi pare nel 2001, di denunciare, dice che appunto questo fondo sta ricevendo sostegno da questo fondo per le vittime della camorra che è bloccato dal 2015, dando ragione alle denunce di Luigi Di Maio, che però, dato che denuncia, ha il coraggio di denunciare occuparsi, diciamo, di comportarsi come cariche istituzionali nel modo giusto. Questi pensano che le cariche istituzionali devono stare zitti, no? Per essere political correct devi stare zitto, non devi attaccare nessuno, non devi denunciare determinate schifezze. Questi confondono le cariche istituzionali, non lo so, il contrario, una carica istituzionale deve difendere i cittadini e deve avere il coraggio di denunciare le ipocrisie oscene di chi blocca i fondi, di chi fa leggi sostanzialmente che non solo non colpiscono, ma quasi favoriscono il crimine organizzato e poi vanno a fare le passate. Passerelle il giorno che si ricorda un morto ammazzato dalla camorra. Questi si devono vergognare. L'ipocrisia è il male principale dell'Italia. Io vi chiedo di diffondere questo video, di sostenere Luigi, che non gli arriva, vabbè, lui è forte, sono medaglie al valore, ma gli arrivano attacchi di ogni tipo perché ha coraggio, no? Perché questi pensano, no? Questi squadristi del PD pensano di intimorirci con i tweet, con gli articoli di giornali. Buffoni, ma chi intimorite? Ma vergognatevi, ma fate gli interessi dei cittadini, non delle banche, ma fate leggi contro il crimine organizzato, chiedete scusa per mafia capitale. Noi non ci facciamo intimorire da questa gente. Però per questo vi chiediamo cortesemente un sostegno, grazie alla rete, grazie appunto alla diffusione di contenuti. Io ho parlato, non lo so, 10 minuti, non mi sono mai fermato. Vi rendete conto degli argomenti che abbiamo? Noi per le banche vogliamo differenziare finalmente le banche di investimento dalle banche commerciali, quelle banche che se tu vuoi mettere dei soldi in una banca di investimento che rischia in borsa, fallo, ma devi essere informato sulle attività che fa quella banca, altrimenti ti metti i tuoi soldi in banca, in una banca che fa un'attività territoriale, che dà sostegno alle imprese, cosa che non fanno più le banche, non danno più credito alle imprese, a meno che non sei amico di Renzi, di Verdini, di Boschi, di tutta questa cricca fiorentina, perché di questo si tratta, toscana. Se un'azienda non ti dà più un finanziamento e poi le aziende vengono strozzate da questo stato canaglia che si ricorda che siamo cittadini solo quando ci chiede i soldi, tutti i piccoli imprenditori stanno morendo per colpa di questo stato canaglia strozzino con Equitalia alle calcagna che cito appunto alle imprese. Io ho parlato 10 minuti, abbiamo contenuti, abbiamo idee, abbiamo il coraggio di fare le denunce, non ci fermiamo mai, neppure le domeniche, non ci riposiamo mai perché vogliamo mandarli a casa. Questi farabutti che ci hanno rovinato il futuro. Sosteneteci, vi prego, sosteneteci, perché non è facile. Ora abbiamo delle possibilità di prendere tanti voti nelle amministrative, ma arriveranno valanghe di letame, di menzogne. Verificate chi scrive un articolo e a chi appartiene quel giornale prima di credere ai contenuti di questo giornale. Vi prego, verificate. Anche ieri, una cosa vergognosa, scrivono che noi prendiamo più soldi, cioè Di Battista prende 98.000 euro. Ma dove stanno sti soldi? Cercate a casa mia, omettendo i particolari, senza scrivere che il Movimento 5 Stelle restituisce i soldi, si taglia lo stipendio, che una cosa è chiaramente quello che ti entra per legge, che quella è la cifra, e un conto è quello che tu tieni per te, il resto lo restituisci. Io ho restituito 360.000 euro a quasi metà della legislatura, un po' più della metà. 160.000 euro sono soldi che mi potevano far comodo, mi ci compravo casa, santa pazienza.
anche con rischio, mutui no, perché sennò c'è il rischio se li beccano le banche. Però capito, cioè non li omettono questi particolari i giornali, scrivono soltanto 98.000 euro di Battista Fico Di Maio, non è che scrivono PS oppure asterischino, i parlamentari del Movimento 5 Stelle sono gli unici che restituiscono lo stipendio, questo non lo fanno, perché se lo scrivessero dovrebbero poi anche ammettere che oltre 1.200 imprese ad oggi hanno ricevuto un sostegno dal microcredito e da questo fondo dove il Movimento 5 Stelle mette milioni di euro. Parliamo di oltre 15 milioni di euro, non più bruscolini. Ogni mese aumentano, ogni 3 mesi aumentano. Pensate se lo facessero tutti. Stiamo combattendo un sistema corrotto che utilizza questa informazione ormai quasi tutta, salvo rare eccezioni di regime, per continuare a mentire ai cittadini italiani. Io vi ringrazio, non mi devo più, seppure freddato il caffè, non mi devo più arrabbiare troppo, però poi quando attaccano Luigi Di Maio io me la prendo di più. Rispetto addirittura se attaccassero il sottoscritto, perché lo stimo tanto. Io vi auguro una buona domenica, buon caffè a tutti e diffondiamo questa informazione. Non molliamo perché se alzano il livello degli attacchi, se sono più violenti, più bugiardi, se alzano il tiro, è perché evidentemente la strada è quella giusta. Buona domenica a tutti.